Ferrari, questa sera c'è stata questa presentazione del libro e del 60esimo, un libro dove sono racchiuse tante vicende del coro Vidica. Sì, il libro praticamente racchiude 60 anni di vita. Sono le cose più importanti che noi abbiamo realizzato in questi 60 anni. Nel fare il libro, logicamente, è toccato a me farlo e credo sia stata per me la fatica più grande, perché mi ricorda tanti fatti, tante cose importanti, tanti lutti, tante questioni che in questi 60 anni abbiamo dovuto sopportare e portare avanti. Grazie ai miei ragazzi, grazie a Coro Vidica, siamo riusciti a arrivare a questo 60esimo. Spero solo che continuino su questa strada. Avrà ancora parecchia strada davanti al coro da fare, da portare sempre più successi per Clusone e la Bergamasca. Allora, siamo qui riuniti questa sera per festeggiare i 60 anni del coro Vidica. Cos'è il coro Vidica? Da parte mia, che quest'anno anch'io festeggio i miei 30 anni, che sono entrato nel 1987 dopo il festival, cosa c'è? È una grande famiglia. Rispecchia che cosa? Rispecchia il fattore che, come hanno citato questa sera, il volume rispecchia la grande famiglia del coro Vidica, lo stare assieme, la voglia di cantare, la voglia di portare avanti le tradizioni delle nostre valli, che se no vanno perdute. E dico a tutti, ricordatevi che noi siamo nati a Clusone in Valle Seriana, e la Valle Seriana è una grande, bellissima valle. Mi ricordo sempre la battuta del presidente della provincia di Trento quando 5 anni fa il coro di Trento è stato a Clusone a cantare. Davanti alla Basilica di Clusone ha detto: una valle così grande e così bella noi in Trentino non l'abbiamo. Dobbiamo solo imparare e ogni tanto saper copiare. Il coro Vidica cos'è? Il coro Vidica è voglia di stare assieme, voglia di cantare e voglia di portare avanti le tradizioni delle nostre valli e quella di stare uniti. Poi cosa faccio? Un appello. Chi ha voglia di venire a cantare nel coro Vidica, le porte del coro Vidica sono aperte. Veniteci a trovare in sede, in via Clara Maffei 3, il venerdì sera dalle 8:30 alle 11, ma anche solo per venire a sentirci o a fare una chiacchierata o una bevuta assieme a noi. Vi aspetto, grazie. Paolo Belloni ed Amanzio Possenti, voi avete curato questo libro, quindi avete lavorato per cercare di ricostruire una storia davvero lunga e importante. Sì, io per la verità ho incominciato con il coro Vidica all'inizio del 1958, ai primi di marzo, quando il coro Vidica per la prima volta è venuto a cantare nella Bassa, nel Trevigliese, a Casirate d'Adda. Da allora sono rimasto legato al coro Vidica nella forma affettiva, nella forma piacevole, e lo conduco tuttora. Beh, io che cosa devo dire? Io sono un immigrato, possiamo definirmi, nel coro Vidica, nel senso che ci sono arrivato da giornalista quando ho cominciato a parlarne sull'Eco di Bergamo nei lontani anni 60-70. Sono rimasto sempre, fra virgolette, innamorato di questo coro, e su questo coro c'è stata data e mi è stata data la possibilità di numerose manifestazioni e presentazioni. Ho presentato 6 o 7 festival, non ricordo esattamente il numero, finché in questa felice occasione del 60esimo, insieme all'amico e collega Paolo Belloni, ho messo insieme questo volume che ricorda i 60 anni del coro. Un volume che, in 3 parole, vuole essere non solo una testimonianza, ma soprattutto una presenza per il futuro, per far capire agli altri e a tutti che cosa significa cantare in un coro, cantare in una città di questo coro, e soprattutto vivere la dimensione del coro, che è quella dell'amicizia, oltre che del bel canto e della buona musica.